fedeli di Telethon, anzi diciamo proprio tra i soci fondatori, ci sono tutti gli aderenti all'Associazione per la lotta alla distrofia muscolare, la WILM. E tra di loro c'è un mondo di volontariato, di gente entusiasta, straordinaria, che la nostra amica Elisa Isoardi è andata ad incontrare in giro per l'Italia con lo scopo di proporre delle piccole imprese impossibili nell'arco di un'ora. Guardiamo Elisa in azione. Buongiorno amici di Telethon, per la missione di oggi abbiamo scelto una scenografia straordinaria. Ci troviamo nel fiore all'occhiello della Puglia, a Trani. Quello che vedete alle mie spalle è il castello Federiciano ed è proprio in questa cornice che i volontari della WILM ogni giorno scendono in campo per raccogliere i fondi per sostenere la ricerca contro le distrofie muscolari e le malattie genetiche. Ragazzi, buongiorno, buongiorno. Grazie per essere venuti all'appuntamento con Telethon. Gennaro Palmieri, presidente di WILM Trani. Oggi abbiamo una missione davvero importante. Distribuiremo queste 250 sciarpe grazie all'unica moneta riconosciuta dalla ricerca, la Telethon Card, un assegno fatto di matrice e di figlia per avere la certificazione di quanto abbiamo donato. Noi oggi scendiamo in campo per raccogliere i fondi e per sostenere la ricerca, però voi lo fate tutto l'anno. Che cosa significa? Operiamo tutti i giorni ovviamente per la raccolta fondi Telethon, però si va a concentrare maggiormente questa raccolta proprio nel club finale della maratona Telethon. Il grazie particolare va ai miei collaboratori e soci dell'associazione, perché sono quelli che in prima persona si espongono. Tutte le scuole di Trani che partecipano sempre assiduamente a queste raccolte, il campo imprenditoriale di Trani anche, che risponde sempre fattivamente a questo, e l'amministrazione comunale, la prima in assoluto, che partecipa a realizzare il massimo dei soldi. Grazie Gennaro, e allora noi cerchiamo di portare a termine questa missione con i nostri 10 volontari. Voi avete un'ora di tempo per distribuire 250 sciarpe. Mi raccomando, cerchiamo di trasformare un chilometro di strada in un chilometro di solidarietà. 3, 2, 1, via! Salve! Buongiorno, siamo di Telethon, WILM per Telethon. Vogliamo dare un piccolo contributo? Sì? Ce la possiamo fare? Baby, eccomi! Buongiorno, buongiorno! Grazie, vi ha fermato perché noi abbiamo bisogno di voi. Vi va di donare qualcosa a WILM e Telethon? Grazie, avete dato un grande aiuto. Grazie mille. Andiamo! La prima mezz'ora è passata, chissà dove sono i miei ragazzi, chissà quante sciarpe hanno distribuito. Andiamo a vedere. Grazie. Niente. C'è scritto anche qui sulla Telethon Card. Grazie. Elisa, Elisa, vieni qui. Che succede? Il permesso. Buongiorno, buongiorno, quanti bei bimbi. Grazie per averci chiamato. Io so che voi volevate fare una donazione. Ecco qua. Allora, io so che voi siete impegnati tutto l'anno comunque. Sempre, sì. Ne parliamo. L'anno scorso abbiamo fatto una bella raccolta di fondi. Perché bisogna prendere esempio da loro. Loro ci danno un piccolo grande aiuto. Eccoci ragazzi, allora com'è andata? Tutto bene? Alziamo le mani perché vedo che oltre che non aver più sciarpe in mano, qualcuno ha anche donato la propria, giusto? Abbiamo quindi distribuito 250 sciarpe, tantissima energia per i laboratori di Telethon. Quindi grazie, grazie a Trani che ha un cuore grande così. Grazie mille, grazie Presidente. Grazie. E grazie ad Elisa che ha fatto un ottimo lavoro. Intanto il numeratore ci dice che siamo quasi vicino a 22 milioni e mezzo. Donate, donate, donate. Seguite l'esempio di tutte queste persone simpaticissime di Trani. E devo anche dire grazie ai tantissimi collaboratori che in queste ore di lavoro ci hanno assistito. Prima fra tutti i colleghi, gli inviati che sono andati in giro per l'Italia proprio per raccontarci tante realtà diverse di Telethon. E li incontra Fabrizio. Oh.